La connessione senza file è tutta intorno a noi. Wi-Fi, Bluetooth, il vostro televisore che mostra Babbaradus in pomeriggio 5. Ah no, quello non più. E a questa tecnologia ci siamo talmente abituati che non solo la diamo per scontato, ma se non c'è, iniziamo ad andare di matto. Ogni connessione senza fili usa onde elettromagnetiche, ma anche la luce è un'onda elettromagnetica, ovviamente con caratteristiche diverse, ma sempre un'onda elettromagnetica è. Ecco qua, questo è il famosissimo spettro elettromagnetico. Il Wi-Fi viaggia nel range delle microonde, sì, lo stesso di quello del vostro forno, ma se aumentiamo la frequenza di appena 5 ordini di grandezza, ecco che abbiamo il range della luce visibile. Oltre ci sono quelle che vengono definite le radiazioni ionizzanti, ovvero ultravioletto, raggi X, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno ha detto: perché non usare la luce per connettere i due dispositivi senza file? Ed è qua che nel 2011 nasce il concetto di Li-Fi, ovvero Light Fidelity. La luce non è nuova a essere utilizzata per la connettività. Infatti la fibra ottica esiste da decenni, ma diciamo è che negli ultimi anni che si stanno facendo investimenti a livelli nazionali per passarla nelle nostre case. Ad esempio, dove abitavo prima io, passarono la fibra ottica nel mio quartiere nel 2020 durante la pandemia. E io feci il mio primo contratto da 900 megabit al secondo meno di un anno e mezzo fa. E qualcuno ebbe l'idea nel lontano 2011, come dicevo poco fa, di usare i segnali ottici, quindi la luce, per connessione senza fili. Ma quindi, se è stata introdotta nel 2011, dove sta la breaking news? Pochi giorni fa, l'Istituto di Ingegneri Elettrici ed Elettronici, conosciuta come IEEE, ha pubblicato le specifiche ufficiali per lo standard Li-Fi. Questo significa che le aziende che vogliono costruire un dispositivo Li-Fi dovranno aderire a questo standard. Di fatto è la stessa cosa che capita per il Wi-Fi con lo standard 802.11, rilasciato per la prima volta nel lontano 1991. Poi ci sono stati vari aggiornamenti come 802.11a, 811b e così via. E come l'hanno chiamato lo standard per la connessione wireless ottica? E quali sono le specifiche generali? Le vediamo tutte dopo la sigla. You can one of the 27. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e oggi parliamo di Light Fidelity, Li-Fi. Ma prima di cominciare, se questo video vi piacerà, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale e cliccate la campanella degli avvisi per supportare il mio lavoro e per non perdere gli altri video che porto su questo canale. E detto ciò, proseguiamo con il Li-Fi. Da un punto di vista prettamente teorico, il Li-Fi può raggiungere una velocità di 244 gigabit al secondo, anche se in laboratorio sono riusciti a raggiungere velocità superiori a 100 megabit al secondo, quindi circa una metà. In ambienti non controllati tipo le nostre abitazioni o in ufficio, si raggiungono senza troppi problemi velocità di 1 gigabit al secondo. Funziona in ambienti con scarsa luminosità, ma anche in ambienti con molta luminosità. Infatti è stato testato anche sotto al sole e funziona perfettamente. Questo perché i ricevitori non vanno a percepire la quantità di luce che si trova in un ambiente, ma percepiscono la variazione di luce in ingresso. La luce del sole o questa che c'è qua del mio softbox sono un rumore di fondo che i dispositivi possono facilmente filtrare. È vero che si parla sempre di luci visibili, ma ad occhio nudo non si vedrà nulla. Infatti si usa un LED, il classico LED che vediamo in tutti i giorni. Infatti se si usa un LED a luce visibile, gli impulsi sono modulati in modo tale che non li possiamo vedere. Oppure si possono tranquillamente utilizzare LED a infrarosso. Quindi non vi aspettate una situazione tipo discoteca. Questa tecnologia non genera nessun inquinamento elettromagnetico, che in alcuni casi può essere problematico, tipo in aviazione. Sembra tutto bello, ma ovviamente ci sono degli svantaggi. Essendo poco più di un LED che si accende e si spegne, due dispositivi che voglio comunicare tra di loro devono essere in contatto visivo e quindi non ci devono essere degli ostacoli in mezzo. Le onde elettromagnetiche nello spettro della luce visibile, infatti, come noi ben sappiamo nella vita di ogni giorno, non attraversano le pareti, come invece lo fanno gli altri segnali radio. A netto dei pro e dei contro, alcune aziende hanno lavorato a sviluppare dispositivi Li-Fi, come la Pure Li-Fi e la Fraunhofer HKI. Non so come si pronuncia HKI, penso. Infatti esistono già hotspot Li-Fi e antenne che sono compatibili con computer
e smartphone moderni. E ora che c'è lo standard... Salve pinguini, sono il Valerio del futuro, faccio un po' come Iris Babilonia. Mentre montavo il video mi sono accorto che ho dimenticato di dire il nome dello standard. Anche se si vede a schermo, comunque non l'ho detto. Si chiama 802.11bb. Sì, ci stanno due B. E quindi detto ciò, avendo rettificato questa mia dimenticanza, vi lascio al video. Questa tecnologia potrebbe arrivare a breve nelle nostre case. E quindi che ce ne facciamo? Beh, le applicazioni sono molteplici. Io per esempio una volta ho conosciuto un ricercatore che lavorava su comunicazione senza fili ottica per gli aerei di linea. Ma gli aerei di linea è un'industria. E quindi ripeto, cosa ce ne facciamo in casa? Questo lo faccio decidere a voi e me lo scrivete qui sotto nei commenti. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Ma prima di andare a leggere i vostri commenti, io vi ringrazio per essere stato anche qui oggi con me e vi rimando agli altri video che porto su questo canale che sono certo che saranno di vostro interesse. E quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.